Il nome di Gesù in ebraico significa Dio salva. È il nome dato dall'angelo al momento dell'Annunciazione, nome che esprime ad un tempo la sua identità e la sua missione. Il figlio del Dio vivente, morto e risorto. La lettera ai Galati scrive: suo figlio nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare coloro che erano sotto la legge, perché ricevessimo l'adozione a figli. In Gesù dunque Dio adempie le sue promesse e ricapitola tutta la sua storia di salvezza. E negli Atti degli Apostoli leggiamo: non vi è altro nome dato agli uomini sotto il cielo nel quale è stabilito che possiamo essere salvati. Il numero 435 del Grande Catechismo così scrive: il nome di Gesù è al centro della preghiera cristiana. Tutte le orazioni liturgiche terminano con la formula «per il nostro Signore Gesù Cristo». L'Ave Maria culmina con le parole «e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù». La preghiera del cuore, consueta presso gli orientali e chiamata preghiera di Gesù, dice: Signore Gesù Cristo, figlio di Dio, abbi pietà di me, peccatore. Parecchi cristiani muoiono con la sola parola Gesù sulle labbra, come fece la santa Giovanna d'Arco.